giù. Buongiorno. Buongiorno, sono tutta addormentata ancora, anche se ho già fatto colazione. Mi faccio subito una skincare. Sono talmente addormentata, fusa, che penso dopo vi ridarò il buongiorno in migliori condizioni. Sono adesso nel mio bagno, che è tutto sistemato, pulito. Non vi spoilerò troppo perché se non avete visto il video dove ripulisco il mio bagno, ne vale la pena. Proprio soddisfacente per le persone alle quali piace vedere appunto pulizia, organizzazione e c'è tanto decluttering. Volevo fare skincare e ho una promo Hello Body da dirvi. Volevo usare ad esempio la mousse detergente Coco Fresh, ma l'ho finita varie volte, svariate volte, e quindi userò un'altra mousse. La mattina mi piace lavare il viso con le mousse, forse in estate, poi mi piace anche il gel perché è fresco, però è una texture, quella delle mousse, che finisco spessissimo e ne ho tante che mi piacciono. Nella mia top 3 c'è appunto quella di Hello Body Coco Fresh ed è soprattutto nella mia al numero 1 tra quelle che struccano anche. Cosa ti devo andare? Certo, dovrei legare i capelli, tanto l'importante è quelli davanti. Sembra che mi devo fare la Barbara. Una ragazza mi ha chiesto nel video scorso cosa serve il detergente. So che può sembrare una domanda sciocca, ma nessuna, cioè siamo in un safe space nel mio canale, non vi preoccupate, nessuna domanda è sciocca quando si parla di conoscenze, perché appunto se uno non lo sa in qualche modo deve impararlo. Quindi detergente può essere in diverse consistenze, quello che sto usando oggi è in mousse, esiste anche in gel, ci sono dei latti detergenti, ce ne sono vari. Serve semplicemente a pulire il viso, servono in eccesso la sporcizia che si deposita sul nostro viso se usciamo di casa e in realtà anche appunto la notte. E ho sempre un asciugamano dedicato solo al viso, che non uso quindi per asciugare le mani. Non sfrego, ma tampono. Oggi voglio fare multi-masking, quindi vado a mettere una maschera purificante in questa zona qui, dove ho anche un po' di brufolini, eccetera, forse anche un po' qua sulla fronte, e invece sul resto del viso una maschera idratante. Se avete visto il video saprete che ho tutte le maschere divise tra purificanti e idratanti, quindi vado ad usare la Coco Clear di Hello Body, che è tipo una delle più famose per quanto riguarda la parte purificante. Quindi se avete brufoli, se avete pelle impura, se avete pelle grassa, she's the one. Potete anche andare letteralmente in punti impuri, ad esempio ho diversi punti neri sul mento, fortunatamente non è che siano tantissimo, però io che ce l'ho lo so. Vado ad usare questa di Fresh, che è la Rose Face Mask, perché l'ho quasi finita, quindi diciamo che mi ci concentro ad usarla nell'ultimo periodo, così la finisco. La adoro anche questa qui, va proprio a rimpolpare, lenire, idratare. Ecco, una cosa sulla quale non sono ancora bravissima nella skincare: non curo troppo collo e décolleté. Invece si dovrebbe fare tra 10 minuti, tolgo tutto. Ah, ok, pelle pulita, adesso vado a mettere il tonico Coco Calm. Dal laterale si può vedere quanto ne ho usato. Sapete che arriverà qui con l'estate. Questo è il mio tonico preferito dell'estate, perché va a sfiammare, quindi anche una volta che prendete i primi soli. E comunque un consiglio per tutto quello che è tonico e senza: mettetelo con le mani, perché risparmiate tantissimo. Contorno occhi sto riutilizzando questo di Kylie. Alcune cose le ho riscoperte nel mio bagno, appunto grazie al video dove lo metto a posto, perché erano finite un po' in fondo. Però ogni tanto mi bruciacchia il contorno occhi, quindi devo capire. Sto facendo delle prove. Un lip balm, che so sempre, che le mie labbra non devono mai essere secche. No. Questo è un sapore di pandorino troppo buono. Cara Love Shimmering Lip Balm, si vede? Eccolo qui.
E poi vado a mettere una crema, sì, non è una crema, è un gel, diciamo, di Freshly, che è perfetto perché è molto leggero. Poi dopo, uscendo, posso andare a mettere sopra la crema con SPF. E è uscita la crema con SPF di Hello Body. La devo andare a ritirare perché non tutti i pacchi mi arrivano qui da me a casa. Devo dire che sono uscite un bel po' di novità di Hello Body, ad esempio anche questa linea Good Vibes. Questa è una crema mani e sapete che vi dico, ne approfitto per mettere anche questa. Allora, ho controllato e il codice delle lady è sempre attivo per pagare tutto quanto la metà, quindi 50% di sconto su una spesa minima di 59 euro, che non è neanche troppo perché comunque prendendo un po' di prodotti Hello Body ci si arriva, però basta arrivare appunto a 59-60 euro. Immediatamente ne pagate 30. Però mi hanno detto che vi posso lasciare uno sconto extra qui sotto nell'info box con un regalo di una novità. Quindi in questo caso potremmo essere tipo tester insieme di questa novità. Però non ve la dico, dai, la lascio nell'info box. Skincare terminata. In realtà potrei mettere qualcosina per il brufolino qui, però è scoppiato, quindi aspetto un attimo che si sfiammi. Adesso si prosegue con la giornata. Ciao ladies, benvenuti in un nuovo vlog. Sono in giro per Roma, è da un bel po' che sono in giro, sto effettivamente morendo di caldo. Ora mi sono messa in quest'angolo dove ci sono solo io per respirare un pochino, perché ho una maglietta semplicemente, beh, non si vede, ma è mezze maniche bianca. Tra l'altro me l'aveva inviata una lady che ha questo brand su Instagram. Ha avuto la malsana idea di metterci sopra questo giacchetto e sto morendo di caldo, anche se ora c'è una nuvola. Vi giuro che è una giornata calda e sto sudando tantissimo. Mi mancava anche uscire, ci sono state delle giornate un po' brutte ultimamente. Vabbè, siccome mi sto tenendo la mascherina, a questo punto cammino così mi arriva un po' d'aria. E siccome sto andando in zone centrali di Roma, tra poco mi incontrerò anche con Deborah per fare un po' di shopping, ho pensato di portarvi con me e barra con noi, perché è una cosa che, oddio, che odore buonissimo. Vedete che mi avrà dato un odore. Là sopra c'era una finestra aperta, c'era, e penso proprio che stiano facendo tipo una torta, dei biscotti, perché era un odore buonissimo. Niente, mi mancava e quindi voglio portarvi un po' con noi. Spero non mi romperanno troppo nei negozi, perché riprendo sempre solo vestiti, borse, scarpe, mai le persone, quindi spero me lo faranno fare. E vediamo un po' che cosa ci portiamo a casa da questo shopping. Sono sia alla ricerca di delle cose specifiche, sia voglio farmi un attimo ispirare da quello che trovo in giro. Tra l'altro sono più o meno le 2, stamattina ho avuto 2 call, la seconda è durata tantissimo, tipo la prima un'ora, la seconda 2 ore e passa. E quindi volevamo uscire prima ma non ci siamo riuscite, quindi non abbiamo neanche tantissimo tempo. Abbiamo deciso di non andare nel centro commerciale ma di andare proprio nel centro di Roma, quindi nelle vie. Vi portiamo un po' nelle vie con i negozi per poter fare shopping, ma non centro commerciale. È arrivata l'amica mia, siamo entrate nel negozio di 9.25 e stiamo guardando un po' di gioiellini. E l'amica mia non lo conosceva come brand. No, infatti, però mi piace un sacco. È molto maschile. Però qualche chicca davvero carina. Poi un sacco di orecchini. Un sacco di cose. Voglio vedere le mie iniziali, come sono. Che tutto il negozio ha proprio un vibe molto specifico. Super bello. E siamo a via dei Gracchi. Via dei Gracchi. Gracchi. Oggi ho le mani bruttissime. But i soffiri, quello sopra, mi piace un sacco. Oppure questo. Ah, oggi mi sento veramente le mani, non lo so, poco piccole chimiche, però. No. Non il font. Li prendi anche i 14 guardi giorni. Siamo da Wish adesso, stiamo vedendo un po' di completini sportivi, anche da Epsi ho preso qualcosa da andare a trovare. Queste ce le promuovete o ce le bocciate? No, dai, sono troppo fighe. Non lo so, ci ricordano un po' quelle che indossano anche Kim, Kylie. E c'è anche un altro colore carino che è tipo tra un grigio e un verde blu. E niente, io volevo dei pantaloni che questi, però li volevo neri e ci sono solo grigi e blu. Sono bellissimi però. Avrei voluto prendere proprio il set della tuta, però nera. Cerco proprio una tuta nera.
Abbiamo fatto un po' di tappe per ora. E sono state anche produttive. Yes, abbiamo preso delle cose molto carine. E alcune anche di quelle che vi avevo fatto vedere prima, tipo le scarpe, le ciabatte. E adesso dove andiamo? Siamo a Via Pola di Rienzo, ora ci siamo spostate. Non lo so che negozi carini ci stanno qua. Ci faremo un po' ispirare. Sì, stiamo passando davanti a Furla, per esempio, che ha le borse. Baguette, sì. E poi c'è questo arancione che è molto prepotente di stagione. No, veramente in tutte le vetrine ho visto l'arancione. Poi di là c'è coccinelle, anche lì borse. E proprio le borse vorremmo andare in un altro posto. Sì. Che inizia con la P e finisce con la A. Che è Prada. Perché in realtà io sto cercando anche qualcosa di gioielli, perciò siamo andate da 9.25. Però questo sembra molto maschile. Poi di là c'è Intimissimi Twinset. Nessuno dei due però fa il caso nostro. Quindi continueremo la nostra ricerca. Io ormai ho delle curtain bangs, raga. Ah, adesso sono con la lunghezza della sono cute, sono carine. Super stile. Non gli togli un pochettino di centesimo. È che... Sì. Allora, qual era? Questo sopra? Sì, questo qui. Non c'è pure questo quadrato o questo a forma di cuore, però il quadrato è il mio preferito. Che bello, sembra un negozio super colorato. Oh, i quadretti danno fastidio, comunque è bellissimo. Debra ovviamente già le cose rosa. Sì, ovviamente. Ma voi dovete prendere la signora? Guarda, questa è carina. Che dite di arancione lilla? Vorrei riprendere, ma ci sono signore. Raga, l'abbiamo fatto provare a Deborah lillino, che poi è tipo un lilla grigino, sì. Lavanda. Molto bello. Le sta benissimo. Lasciate stare Jurassic Park. Però look how pretty. Guarda che anche questo contrasto di Jurassic Park. Mi interessa, no? Perché i colori non ci stanno. Mi piace col contrasto della scarpa da ginnastica, però Jurassic Park magari no. Bocciato, l'ha bocciato, no? Però è bellissimo, ti sta super bene. Grazie, Pesa. Allora, questo white numero 56, Via Pola di Rienzo. Ah, ma apre Sephora! Oh. No way! No! Scusa, ragazzi! Raga, vi devo dire, sembra anche un punto vendita molto grosso. Sì, no. Vedo l'ora che apra. Comunque, quel negozietto era quello appunto tutto colorato. Come diceva Deborah, ora che siamo uscite, noi avremmo dato una lira da perché fuori. Da come erano abbinati i manichini all'entrata, sembrava il tipico negozio da persona sui 50. Invece è figo. Invece qualcosa anche noi, soprattutto sì, di spezzato, sì. Colorato, ci troviamo. Bello, molto bello, potrei tornare ad acquistare. Che i blazer fanno molto look. Molto, sì. Quell'arancio con lilla mi sta tentando. No, io voto blazer arancio, se non te lo prendi mi arrabbio. Ma io allora ho fatto vedere l'arancio o l'azzurro? L'arancio. Poi ho provato anche l'azzurro acceso, è bello. Sì, è bello, io ti devo dire una cosa, mo. Tu te vai male che registri con la clip fatta così, Perché? Perché poi le devi rigirare tutte quante. Siamo nel mondo di Brandy Melville, di quando eravamo minorenni, effettivamente. Questo era il negozio, raga. Il negozio, si veniva sempre da Brandy e da Subdued. Quello è carino, però vi giuro, cioè quando andavamo alle medie al liceo era il brand. Questa saletta, che è l'ultima in fondo entrando, era la sala piena di vestiti per i diciottesimi. Che ricordi? E si mettevano le calze color carne, i décolleté, non troppo alti però, si mettevano neri, col plateau. Guarda, ti sorprenderò, io le avevo blu e presi un vestito blu qui da Brandy, che ce l'ho ancora, senza spalline, corto, il classico che qua era intrecciato stile maglina, e sì, sotto invece era tipo velluto, viene voile, cioè, come ti posso dire? Voile. No, tipo non seta, non velluto, non cotone. Ci stiamo guardando tipo sì, tipo ragazzi, velina, però, cioè, ragazzi, capito? Che è? Vabbè, diciamo che è il negozio di quando hai 14 anni. Capito, amore, ma ci sono ragazzi di 14 anni che non entrano, io non ci sarei entrata. Esatto, tipo noi. Comunque, non vendono più questi vestitini per i diciottesimi.
Oh, guarda quante felpe! These are cute. Sono da Swarovski. Sto provando prima questo punto luce tondo. Adesso lo provo anche quadrato, poi mi dite la preferenza. Ragazzi, qui l'indecisione. Questo è quadrato. Posso dire quadrato è più elegante? Per esempio, per curiosità. Ti sembra più elegante quadrato? No, il livello d'eleganza lo vedo uguale, però questo è proprio più brilloso. La doccia, se puoi, toglila. Ovviamente, ripeto, non che ti dimentichi una o due volte, non succede niente. Però di non farlo per abitudine. Invece lo sai, è successa una cosa. Mi è fidanzato però tanto. Raga, siamo... A parte, guardate che bella. Piazza di Spagna. Era un sacco che non ci venivamo, eh. Vero. Insieme. Sempre più magnifica. E qui ci sta l'amica mia che oggi fa la sua mattata. Ah, la gente che mi segue su Instagram mi ha mandato tipo le minacce. Mi ha detto: se non ti compri questa borsa te la compriamo noi, perché sono 6 mesi che ci rompi questa borsa. Ora minimo, raga, sarà sold out. Sì, sì. Comunque siamo piene. Piene? Sì. Abbiamo preso un Uber per venire qua perché, come potete vedere, si è messa a camminare. Vero? Pronti? Partenza? Di là. Perché questo è uomo. Sì. Ah, Deborah non vuole la borsa da uomo, la vuole da donna. Questo è già un indizio. Questa qui mi piace il colore. Non so se si capisce. Direi di no. Bianca e verdina, molto cute. Queste sono un po' le nuove. Prezzi di queste? 1.750. Olè. Che bella quella. Quella è la Cleo, mi piace tantissimo. Questa è la mia amica. Un po' emozionata. Ci sono un po' di borse qui. Cos'è che? Qual è che l'ha fatto pure tutto? Mamma mia, bellissima. È super 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 sparkly. Secondo me la faccio vedere anche al mio fidanzato. Non gli piace la borsa che ho preso, che dice che è troppo basic. No, ma io gli faccio vedere questa e chiedo se gli piace. Ecco, vi faccio esplorare insieme a Oksana tutto il pacchetto. Mamma, che bello. Che è meraviglioso, perché sono chiaramente i tre pezzi iconici, insomma, di Prada. Il contenitore, la borsa fattina, la testina, che appunto nasce come fosse tipo il nylon all'inizio e poi appunto è diventata così. Questa chiaramente è anche una catena a cola che si può indossare. E poi ha lo scrunchie, uh-huh, bellissimo, e il piccolo trick che vi dicevo prima, che fondamentalmente, ora Oksana magari lo indossi tu perché io sembro troppo... lo faccio indossare direttamente a voi, grazie. Troppo rainbow su di me. Che è un bellissimo trick, cioè questa aggiunta. Ce la vedo molto in estate, esatto, quando non hai cappotti, cose escono lei. Quando non hai nulla con te, hai bisogno di un piccolo case per metterci carta di credito e qualche piccola cosa. È meravigliosa. Quindi puoi portarlo così, oppure lo puoi girare a doppio e metterlo al collo, come se fosse quasi una collana a gioiello, o addirittura poi puoi attorciarlo al braccio, insomma, puoi farla un po', esatto, anche così. Fammi vedere. Non saprei proprio scegliere. Comunque sono bellissime vicine. Mamma. Tornata a casa dopo questa sessione di shopping in giro, devo dire che mi è piaciuto tantissimo camminare per le strade di Roma e non in un centro commerciale, anche se sono una grande appassionata dei centri commerciali sempre e comunque, però mi ha fatto veramente tanto piacere. Avrei voluto avere più tempo per camminare proprio per il centro, quindi via del Corso. Siamo andate soltanto alla fine da Prada, ma
Non abbiamo visto nessun altro negozio perché comunque era tardi ormai. Una cosa che vi volevo dire è che tra il punto luce tondo e il punto luce quadrato di Swarovski vi ho messo anche la foto su Instagram per farvi votare e ha vinto il tondo. Però ho visto un po' di... scusate, c'è stata un'emergenza spazzatura. Si era tipo bucata la busta e l'ho dovuta mettere un'altra dietro. Comunque, tra il tondo e il quadrato su Instagram ha vinto il tondo. E stavo leggendo poi un po' di DM. Ho visto una ragazza che mi mette: è vero, il tondo è bello, cioè ha la sua bellezza, però il quadrato si vede di meno in giro, mi piace di più, io prendere quello, così. E quando li ho messi appoggiati su come ero vestita oggi, ad esempio su questa t-shirt, mi piaceva quello tondo, che diciamo che è il classico, ma non so se in realtà quello è il classico, però era quello che stavo cercando. Quando ho visto il quadrato sulla pelle nuda mi è piaciuto tantissimo e da lì non sono più riuscita a tornare indietro con la testa e quindi ho preso il quadrato. Tornata a casa ho fatto vedere la foto a Nicola e gli ho detto: secondo me hai preso il tondo perché cercavi il tondo, ma è più bello quadrato in questo caso. E invece gli ho detto: no, bello, ho preso proprio il quadrato. E quindi niente, sono molto contenta, molto bello. Poi magari domani prenderò anche il punto luce tondo, sono due cose comunque diverse e che si possono sfruttare. Avrei voluto la collanina oro, ma non c'era, c'era solo oro rosato, un po' a rame. Invece da Prada c'è presente questa collezione con crystal, è bellissima, brilla tantissimo, non so se avete visto, e dal vivo immaginatevi il doppio, cioè brilla tantissimo. Io ho visto la borsa, la re-edition da Chiara Ferragni, non la terrei spesso a mano ma più a spalla, e col braccio la coprirei, cioè, capito? Essendo una persona che non ha borse, cioè sarebbe una delle pochissime, letteralmente, cioè tipo la seconda della mia vita, forse se ci fosse stata con la tracollina, la possibilità di metterci la catenina, sarebbe stata sicuramente lei la scelta. Invece le due sulle quali sono indecisa hanno due prezzi diversi, perché diciamo la pochettina, quella a triangolo, a 7,50, oppure la borsetta, diciamo quella rettangolare classica, anche lei, che mi ricorda un po' le borsine che metteva mia nonna nella sua versione classica, me lo ricorda, non con questi brillantini bellissimi. 1,500, ovviamente dei prezzi importanti, neanche borse di, appunto, non lo so, Hermès da veramente decine di migliaia di euro, però comunque costi, cioè raga, comunque dei costi importanti che sapevo di voler fare, me ne sono messi da parte per farlo, solo che sono indecisa e vi chiedo un aiuto, perché io tornerò la prossima settimana a provarle e a decidere, perché mi piacciono entrambi, hanno ognuna dei pro, ognuna dei contro. Nel triangolo non entra il telefono, cioè è fatta per essere o un'aggiunta a una borsetta, o se devi uscire e il telefono lo tieni in mano, o con tutte queste nuove catenine al collo, qualsiasi cosa. Tendenzialmente comunque il telefono ce l'ho sempre in mano, in tasca, quello che è, però entrano chiavi, carta di credito, documenti, quelle cose lì entrano. Ho fatto anche letteralmente la prova, ho preso la mia carta, l'ho messa per vedere se si chiudeva, sì, quindi quello, ci posso ficcare anche un burro cacao, queste cose entrano, però è piccolo, cioè è ovviamente piccolino. Però sembra quasi un gioiello, no? Mi piace l'idea di avere proprio questo accessorio così extra. D'altro canto penso, se prendo invece la borsetta, posso mettere tranquillamente molte più cose. Poi io so giocare molto bene a Tetris, quindi posso metterci veramente un bel po' di cosine senza eccedere, perché comunque una cosa così bella, una borsetta, anche questa comunque gioiello, andarla a riempire di pomino Michelin poi perde anche la sua bellezza. Però telefono, tutto quello che avrei messo in quella a forma di triangolo, quindi chiavi, carte di credito, documenti, in più anche entra magari lip balm, igienizzante mani, pacchettino di fazzoletti, insomma entrano più cose, sempre poche, però io ho delle shopper abbastanza grandi, quindi voglio proprio delle borsettine piccole. So I don't know, sono abbastanza indecisa quindi tra i due, e vorrei veramente ascoltare anche i vostri consigli. Se non doveste pensare al prezzo, quale prendereste? Ah, a parte che vi faccio vedere Nicola, perché cioè non si vede mai ormai. Cioè, sai che c'è gente che mi ha chiesto se siamo ancora insieme? Io ho risposto di no.
Ah sì? Ma sì. Invece a me dice sempre di sì, mi dice scusa, no, mi freghi, ti non freghi, caro. Sì, sì, solo per smezzare l'affitto, tu sei il mio coinquilino. Io aspettavo. Vabbè. Che aspettavi? Niente. Aspetta e spera. La cena aspetti. Sì, va bene. Adesso ci andiamo a mangiare degli hamburger di tacchino e della verdura vicino. Ah, eccomi qui, post cena, ormai quasi a letto, devo mettermi il pigiama. Nicola è in salone, adesso lo chiamo per venire a dormire. Abbiamo iniziato The Crown ed era tantissimo che volevo iniziare questa stagione, sì, questa serie, siamo alla prima stagione su Netflix, e racconta la storia della regina Elisabetta. E parte proprio la prima stagione, racconta della morte del padre e quindi della sua incoronazione, del suo diventare regina. Molto bella, molto storica anche, però veramente interessante, ben fatta, finora ben fatta. Durante la cena tipo ho fatto vedere a Nicola le foto anche sulle borse di appunto di Prada Crystal, versione con tutti i cristalli, e tipo lui mi ha fatto ripensare alla versione invece proprio borsa, la classica, non lo so, adesso ce l'ho in testa. Forse adesso sono più, ho più eliminato quella rettangolare. Sono indecisa più tra la borsa classica, e che se ci fosse stata in versione tracolla probabilmente avrei preso quella 100%, consapevole che non la posso indossare a tracolla, e invece quella pochettina mi stuzzica. Vabbè raga, non lo so, aspetto anche i vostri consigli. Io vi mando un super bacio, vi ringrazio per aver seguito questo vlog e ci vediamo prestissimo con un nuovo video a mercoledì. Bye ladies, see you soon.